Buongiorno, sono in partenza, ho il mio kit di emergenza qua, caffè, ovviamente in sacchettino per non rovesciarlo, cracker in caso di attacchi di fame e cos'altro abbiamo? L'acqua, tanta acqua, questa sacca è piena d'acqua, è una sacca termica ovviamente. Sto indossando il mio bellissimo cappello che però adesso tolgo in viaggio, non serve. Che caldo. Allora, due parole prima di partire. Mi sarebbe piaciuto partire prima, ma ciò non è stato possibile perché mi sono dilungata ieri a fare un po' di cose. Ho finito un po' di lavoro, ho impostato tutti i contenuti dei vari social che gestisco, a parte il mio, per settimana prossima, e ho fatto delle commissioni per mio papà, per me, per la partenza, e quindi sono andata a letto all'1, mi sono alzata alle 6, però tra una cosa e l'altra sono passate 2 ore e sto partendo in questo momento. Penso di avere tutto, credo perlomeno. Alla peggio ci sono documenti e soldi e tutto il resto si recupera, perché se sto lì a preoccuparmi troppo di qualcosa che ho dimenticato, sicuramente è successo, ma non è una tragedia. Bene, partiamo. Sono diretta verso la mia prima tappa del mio primo viaggio on the road. Sto partendo per la primissima volta per un viaggio così lungo, saranno 8 giorni da sola, e tutta la verità è questa: ho fatto tardi e sto partendo tardi perché sento dentro di me che c'è una piccola resistenza, una piccola parte di me che è leggermente in ansia, motivo per cui non ho dormito nemmeno bene le ultime 2 notti, ma nell'ultimo anno, anzi ormai stanno diventando gli ultimi 2 anni, ho imparato che tutte quelle situazioni che mi mettono in difficoltà vanno affrontate, vanno prese di petto, e bisogna lanciarsi ad un certo punto, perché altrimenti si ha semplicemente paura e non si combina nulla. Io non mi perderò ulteriormente in chiacchiere, imposto la mia prima destinazione che è Gradara e partiamo. Sono alla mia prima sosta, spero anche l'unica. Tra l'altro sono fortunata perché proprio qui dove c'è Italy ho deciso di fermarmi e forse recupero anche il pranzo. Ah, gli italiani e il loro amore infinito per il caffè e brioche mi hanno sempre affascinata un sacco. Infatti c'era una fila che dire enorme è troppo poco, c'era una fila allucinante e non mi sono fermata a prendere nulla. Contavo di trovare qualcosa di particolare, tipo hummus per il pranzo, perché mi sono portata dell'insalatina e pomodorini per il pranzo, però non ho trovato, non so perché, forse perché c'era troppa confusione o per altre ragioni. Comunque meno male che ho il mio caffè. Parliamo invece di una cosa di cui penso di non aver mai parlato da queste parti, e in particolar modo parliamo dei bagni negli autogrill e di questo sciacquone automatizzato, perché vorrei scambiare 2 parole con la persona che li ha inventati. Sono uno spreco di acqua e uno spreco di nervi, perché tutte le volte questo maledetto sciacquone non parte nel momento in cui esci dal bagno, hai finito, ti stai rivestendo, no, parte esattamente quando stai per andare a fare i tuoi bisogni. Perché? Mi chiedo perché? Perché? E tra l'altro sono sempre fortissimi questi sciacquoni, quindi cioè il getto è una roba imbarazzante. Io mi dico, perché mi devi far soffrire? Perché questa sofferenza? Non me lo riesco a spiegare.
Comunque, non ho comprato niente. Volevo aggiornarvi su questo. E meglio così. Proseguiamo con il nostro viaggio. Mancano ancora 2 ore. E sembra che il traffico stia leggermente aumentando. Ma io ho deciso che non voglio più avere fretta. Quando arrivo, arrivo. E al massimo, se arrivo e non si riescono a fare alcune delle cose che avevo immaginato, cambierò i piani. Amici, sono arrivata a Gradara. Questo viaggio è durato meno di quello che pensavo. E nonostante questo, sono una persona completamente diversa. Il motivo di tutto ciò è un libro che ho deciso di ascoltare. Se avete visto il video in cui ho preparato la valigia, saprete di cosa sto parlando. Altrimenti, per chi non lo ha visto, il libro è Non voglio più piacere a tutti. Trova il coraggio di amare chi sei e vivere la vita che vuoi, di Maria Beatrice Alonzi. Ho preso questo libro in versione Audible apposta per questo viaggio senza sapere di cosa parlava esattamente. Mi aveva convinto con un post su Instagram e si è rivelato azzeccatissimo per questo viaggio in macchina. È un libro che ha decisamente bisogno di più tempo, nel senso che bisognerebbe prendersi le pause che vengono suggerite nel libro per riflettere sugli argomenti di cui si parla. Molti di questi argomenti sono già stati affrontati da me, però riaffrontarli mi ha messo di fronte a nuove verità che stavo ignorando e devo confessare, ci sono tante cose che ho fatto finora che hanno reso di me una brutta persona per gli altri, ma anche per me stessa. In primis la critica. Sono colpevole di critica costruttiva. Perché nel mio cercare di dire alle persone come sarebbe meglio fare una cosa, le ho probabilmente bloccate e fermate dal fare qualcosa, o le ho allontanate da me. E la stessa cosa vale anche per me stessa. Nel autocriticarmi senza saperlo consapevolmente, cioè inconsciamente, probabilmente, quasi sicuramente, mi sono preclusa un bel po' di esperienze e cose che avrei potuto realizzare. Quindi, da ora, da qualche minuto fa sono fresca di un capitolo che mi ha proprio fatto cambiare modo di vedere le cose. Mi impegno costantemente a non criticare più nessuno, nemmeno con l'intento di farlo in modo positivo, perché la critica costruttiva o positiva comunque non va bene. Perché fermi qualcuno dal realizzare potenzialmente un capolavoro. E questo per me è stato un pensiero rivelatorio. Ora procediamo con la giornata. Per quanto riguarda i parcheggi qua siamo messi più che bene, ce ne sono diversi, ce ne sono 4 almeno, abbastanza grandi, e il primo si incontra a 700 metri dal castello di Gradara, perché sono qui per questo, se non l'ho già anticipato, e l'ultimo, credo sia l'ultimo, lo scopriremo, si trova a 400 metri dal castello. Per cosa è famoso questo castello? Leggo su Google perché prima di scoprirlo su Google non ne sapevo nulla, probabilmente chi ha studiato arte ne sa di più, io
non ne sapevo niente, quindi non farò quella che sapeva le cose perché non le sapevo. Il castello di Gradara e il borgo del castello sono una delle strutture medievali meglio conservate in Italia. E il castello nello specifico è noto per far parte di una delle più belle storie d'amore nella letteratura italiana, che sarebbe quella di Paolo e Francesca nel girone degli Lussuriosi della Divina Commedia. Io la Divina Commedia non l'ho letta, so di doverla leggere, la leggerò, e nell'elenco di cose da leggere, libri da leggere, mi mancano tanti libri da leggere. Se per questo confesso subito che non ho letto nemmeno I Promessi Sposi, e se fino a qualche minuto fa avrei detto è una grossa mancanza da parte mia, adesso dirò non è una grossa mancanza, è un grande vuoto da colmare, da riempire, perché lo voglio fare, non perché lo devo fare. Vorrei sapere di cosa parlano questi libri. Vorrei fare una piccola riflessione di come bisogna seguire e assecondare la natura delle cose. Praticamente io sono salita dal parcheggio salendo da lì e sono arrivata fino in questo punto qua, dove però finiscono le indicazioni, non si capisce se bisogna proseguire su per la strada o altro, perché da questo lato qua è indicato Gabicce Mare, ma io non sto andando al mare, sto andando al castello. E poi c'è questa stradina qua che invece porta a, sembrerebbe una struttura alberghiera. Ora che sono qua vedo l'indicazione dall'altro lato della strada, quello che va verso Gabicce Mare, che indica il castello a sinistra, ma arrivata appunto in quel punto là non sapevo più dove andare. Per un attimo pensavo di seguire la strada, ma è poco naturale perché siccome fino a qua c'era questa passeggiata bellissima sul marciapiede e poi si interrompeva, mi sono detta non è possibile che le persone non abbiano pensato di fare un marciapiede fino al castello e l'hanno fermato prima. Per cui mi sono guardata intorno e ho deciso di azzardare di salire verso questa struttura, anche perché, detto tra di noi, qual è la cosa più brutta che può succedere? Al massimo, se ho sbagliato, chiedo scusa se disturbo qualcuno e me ne torno indietro. E infatti ho trovato qua un bellissimo giardino che sembrerebbe quello del castello, appunto, e da qui si intravede anche il castello, che punto di vista meraviglioso, che probabilmente se avessi seguito quella strada lì non avrei manco visto. In questo viaggio me la voglio prendere decisamente con calma e mi voglio godere ogni istante. Biglietto alla mano e si comincia con la visita dentro la rocca. Il biglietto costa 11 euro e comprende la visita alla rocca e la passeggiata sulle mura, la passeggiata panoramica. È incredibile come i luoghi conservano l'energia di quello che è successo dentro. Questa sarebbe la stanza della tortura, ma c'è un odore terribile e non è per niente piacevole starci dentro. Anche la porticina che porta giù è veramente strettissima. Sto riemergendo dalla rocca e se la domanda è merita, assolutamente sì. Poi qui uscendo c'è una vista spettacolare, in più questo piccolo giardinetto pieno zeppo di farfalle. Che spettacolo! Non mi sto facendo vedere a caso i cuoricini, praticamente
seguendoli si arriva all'ingresso al camminamento. Mi sono persa un po' perché ho fatto il giro del borgo e un gentile signore dell'ufficio turistico mi ha indicato la strada. Sono sul camminamento di Ronda e devo dire che anche se sono le 3:20 e sono le giornate più calde dell'anno, si sta piuttosto bene, anzi si sta benissimo, non fa per niente caldo e probabilmente questo è dovuto al fatto che comunque le mura fanno un po' d'ombra e quindi si sta veramente bene. È stata un'ottima scelta quella di fare questa passeggiata. Unica cosa negativa è che sono stata poco previdente e non mi sono portata un pranzo, non avevo il tempo nemmeno per fermarmi a pranzare perché il parcheggio scade alle 4 e ho ancora mezz'oretta a disposizione e il mio pranzo è stato un pacchettino di cracker, ma appena esco di qui vado subito a mettere qualcosa sotto i denti, probabilmente un gelato. Adesso vediamo che cosa avrò voglia di mangiare. Con il mio meritatissimo gelato sono tornata nel punto panoramico di prima, che è in pieno sole in questo momento, fa caldissimo, ma ho deciso di sfidare il caldo e stare un po' qui perché è bellissimo. Comunque ho reso conto di questa giornata o di questa tappa, è più che soddisfacente. Il borgo è veramente delizioso e la rocca spettacolare. Mi sono bastate 2 ore e mezza fatte con super calma, cioè mi sono proprio goduta ogni cosa. Ho camminato proprio a passo lentissimo, che non è una cosa che faccio di solito, e sono riuscita comunque a visitare tutta la rocca e a fare anche il camminamento, che tra l'altro non è così lungo, mi sembrava di più, mi avevano detto 700 metri ma non mi sono sembrati 700 metri, poi potrei sbagliarmi. Il camminamento è solo nella parte bassa, quindi a metà del borgo. Basta, è tutto da Gradara, direi che ci vediamo nella prossima tappa. Ho fatto una piccola deviazione rispetto a quello che doveva essere il mio itinerario per come l'ho studiato e mi sono diretta verso Gabicce Mare perché ho visto che era veramente vicino, era a 5 km da Gradara e mi sono detta perché no, facciamo questa piccola deviazione. Ho già preparato così last minute, aprendo le cose, le valigie, tutto quanto, la borsa per il mare, perché non so se ho voglia di fare il bagno in questo momento, probabilmente no, ma non so se quando arriverò in spiaggia mi verrà voglia, quindi mi sono portata tutto dietro nell'eventualità che accada. Ah, il mare è veramente stupendo da qui. Praticamente sono arrivata un po' più su in collina, non so esattamente bene dove, però è praticamente nel lato finale, diciamo così, scendendo sulla costa intendo, e praticamente sono dentro questo parco che si chiama il Parco delle Ginestre. E ho trovato tra l'altro anche parcheggio gratuito, quindi meglio di così non so cosa può succedere. Spettacolo! Però devo dire che da qui non sembra un mare che io possa apprezzare. È un po' troppo sporco sembra da qui, eh. Ci avviciniamo. Thank you.
come immaginavo, non è un tipo di spiaggia che piace a me. Sembra un po' troppo sporca per i miei gusti. E quindi ce ne andiamo. Posso dirvi che comunque è stata un'ottima idea scendere fino a Gabicce e fino al mare per respirare un po' d'aria fresca e anche per vedere com'è, perché non c'ero mai stata. E una cosa non puoi sapere se ti piace o meno finché non la provi. È proprio, se non l'hai provata non puoi dire che non ti piace, semplicemente non puoi. Bello qui, molto molto bello, ma io amo altri tipi di spiaggia. Nel tornare alla macchina mi sono resa conto che in realtà il parcheggio era a pagamento e quindi, oltre a non essere riuscita a fare il bagno, ho rischiato anche la multa. Molto molto bene. Ora mi sto mettendo in viaggio e stavolta ci vediamo davvero nella prossima tappa. Ciao! Nel tempo ho imparato che non c'è mai il caso, cioè quando succede una cosa per caso spesso era funzionale a qualcosa che ancora non sai, che ancora deve succedere, a cui ancora non sei pronto, e succede, la devi affrontare. Sono in un punto particolare del libro di Maria Beatrice Alonzi. Il punto è quello in cui parla di relazioni abusive. E se finora ero più che consapevole di essere stata in passato in più di una relazione con narcisi o persone un po' poco stabili, diciamo così, ma non me ne rendevo conto, e questo l'ho scoperto grazie a diversi libri che avevo letto, perché probabilmente non me ne sarei mai resa conto, ecco. Ma il punto qui non è questo, il punto è un altro. Non mi ero mai resa conto, anche se ero consapevole comunque di aver fatto anch'io la mia parte, però non sapevo bene in quale parte ho sbagliato. E anche se pensavo per un po' di aver capito, ma in realtà non avevo mai capito. E adesso, in questo particolare capitolo, ho dovuto affrontare la verità che probabilmente cercavo di evitare, ma adesso mi sono dovuta obbligare a tirare fuori questa verità, perché è funzionale per la mia crescita. E quello che ho realizzato è che la mia parte, la parte brutta di me in questa storia, è stata quella di essere diventata anch'io una persona che ha esercitato degli abusi sull'altro. E non me ne rendevo conto, perché io ho sempre avuto questa tendenza a cercare di migliorare l'altro, e ho sempre pensato che fosse una cosa positiva, perché io cerco sempre di migliorare me stessa, e quindi l'idea è sempre quella di portare anche l'altro a voler migliorare, migliorarsi e cambiare. Però nel farlo i miei mezzi non sono sempre stati dei migliori. E quindi nel mio cercare di cambiare l'altro non mi sono resa conto che ho fatto anch'io tantissimi danni. E sinceramente non lo voglio più fare. Non ho più le forze per farlo. Se una persona non è in linea con il percorso che sto facendo io,
Non voglio più sprecare le forze per cercare di aiutare a migliorarsi, perché è controproducente. Fai prima a lasciarla andare, a lasciarle fare il suo percorso, e quando lei avrà e troverà la necessità di migliorarsi, lo farà da sola, senza nessun tipo di obbligo da parte di nessuno, anche perché quello non è più amore. Se devi obbligare una persona a seguire le tue regole, non è più amore. Questo particolare momento è arrivato proprio mentre sto attraversando alcune delle zone che più amo dell'Italia, quella collinare dove tutto sembra talmente incantato che non sembra vero. E volevo condividere con voi.